Silvia Toffanin e Daniele Bossari a Verissimo parlano di Barbato come solitario, ma lui si è unito al gruppo. Succede quando le puntate di un programma vengono registrate, per cui bisognerebbe stare molto attenti a quello che va poi realmente in onda. E visto che Verissimo è un programma seguito da 3 milioni di persone, alcuni errori non bisognerebbe commetterli. Nella puntata del 3 febbraio 2018 Daniele Bossari e Silvia Toffanin hanno parlato dell'Isola dei Famosi e, tra gli altri argomenti, anche di Simone Barbato. La conduttrice, sorridendo, ha chiesto a Daniele che fine avesse fatto Simone, visto che nella diretta alla fine nessuno lo aveva salutato. Me lo sono chiesto anche io, ma come avrete visto Simone ha una missione, quella di non farsi scoprire, per cui vive da solo nella giungla e devo dire che se la sta cavando davvero bene e per me è interessante vedere come sopravvive, dice Daniele. Nulla di sbagliato certo, se non fosse che Simone Barbato, come abbiamo visto nel daytime dell'Isola dei Famosi in onda ieri 2 febbraio, è stato scoperto dal gruppo e adesso vive insieme a loro sull'isola del peggiore e non più in solitaria. Ma visto che Verissimo è stato registrato, l'errore è palese. Peccato anche perché ormai il pubblico nota sempre più spesso anche questi dettagli. La conduttrice inoltre, a proposito del tema canne e droga sull'isola, ha anche rivelato che sabato prossimo Eva Enger sarà a Verissimo e ci sarà anche Stefano De Martino collegato dall'Honduras. Ma quale sarà il senso di ascoltare Eva dopo che, si pensa, l'argomento sarà sviscerato in prime time lunedì, e poi Mediaset ha fatto sapere che non si è approfondito il tema della droga leggera in prime time perché non era il caso, vista la fascia oraria, e se ne parlerà il sabato pomeriggio, mistero. E considerato il fatto che il programma viene registrato, non è difficile magari togliere un pezzo che stona, come quello che abbiamo visto oggi pomeriggio.